Allora ragazzi, rieccomi qua con questo nuovo video. Questo video doveva far parte del video di domenica scorsa, dove vi ho mostrato alcuni piccoli upgrade della mia attrezzatura fotografica. Però dato che sarebbe venuto fuori un video colossale, molto lungo, ho deciso di tagliarlo e di farne un video a parte. In questo video voglio parlarvi di come io sia riuscito ad arrivare all'utilizzo del software di video editing che utilizzo attualmente, ovvero Adobe Premiere, di cui uno di quei software molto utilizzato e citato da molti YouTuber che seguo, di cui io personalmente ancora oggi mi sto trovando veramente molto molto bene nell'utilizzo da più o meno 2 anni, raga. Ma dopo la sigla vi racconterò un po' di quei software che ho utilizzato in precedenza fino ad arrivare a questo. Quindi, sigla. Allora, ragazzi, molti di voi, per chi mi segue perennemente, sa sicuramente dei software di video editing che ho utilizzato, quindi rifacciamo un attimino il percorso di tutti quelli che ho utilizzato fino ad ora. Allora, tranquilli che io personalmente non sono partito da Movie Maker come alcuni di voi staranno pensando, ma sono partito da un altro software di casa AVS, ovvero Editor. E da lì ho capito un po' come era fatto l'editing in un certo senso vero e proprio, perché lì ho potuto vedere un po' gli effetti, applicare alcune cosette, qualche titolo di coda se mi serviva, insomma tutte quelle funzionalità che ho scoperto in quel momento. Poi da AVS Video Editor sono passato a Power Director di CyberLink, che era un software un pochino più professionale rispetto ad AVS, di cui mi sono trovato veramente molto bene, l'ho utilizzato per svariato tempo, ovvero per qualche anno. Poi da lì, da Power Director, sono passato a Filmora. Quindi, passando a Filmora, diciamo, ho raggiunto quel livello di editing un pochino più professionale rispetto a Power Director, che ci stavano tipo degli effetti, titoli di coda, transazioni e a tante altre funzioni di cui io ne facevo veramente molto uso. Poi da lì, dopo qualche mese, anzi no, forse dopo qualche anno, ho iniziato ad utilizzare DaVinci Resolve, ragazzi. Software fatto veramente molto bene, di cui io, beh, diciamo per un periodo mi sono trovato bene. Poi, dato che i YouTuber che seguo parlavano molto di Adobe Premiere in quel periodo, ho detto perché non provarlo. Quindi, dopo qualche mese sono passato ad Adobe Premiere, togliendo DaVinci Resolve, che lui già di suo è fatto molto bene. Adobe Premiere per me è molto più, diciamo, in un certo senso semplificato, e ci sono delle funzionalità da tastiera, scorciatoie da tastiera, che sono veramente fatte bene. Quindi adesso, andando per gradi, partendo un po' dalla schermata iniziale, dall'area multimediale, dove io posso andare a fare lo switch dalle librerie agli effetti, dove sono accolte transizioni, effetti audio, effetti video e tutte quelle cose che si possono applicare in un editing durante la fase di modifica, quindi dall'audio al video e viceversa, e ritornare nuovamente alla libreria dei file multimediali che ho caricato sul software. Quindi devo dire che sotto questo aspetto è anche ben indicizzato, molto organizzato. La timeline uguale, quindi passiamo alla timeline, che anche lì la timeline, raga, è molto organizzata rispetto a tanti altri software che ho utilizzato. Quindi questa timeline altri software se la sognano, mi spiace dirlo, ma è così. Allora, timeline, si inseriscono i file audio, video, si vanno a creare appositamente gli spazi, bene, ma anche se ne inserisco altri o sopra o sotto, che sia un video, che sia un audio, che sia un'immagine, ragazzi, automaticamente si apre lo spazio, si sblocca e posso inserire tutto quello che voglio rispetto a tanti altri software che dovevo sbloccare manualmente quell'area, inserire il file multimediale che mi interessava e cominciare a editarlo. Poi, un'altra cosa bella di questa timeline sono le scorciatoie da tastiera. Quindi io le scorciatoie da tastiera su Adobe Premiere le ritengo veramente molto molto utili. Per esempio, voglio attivare la funzione taglia, premo la lettera C, mi seleziono il segmento da
tagliare, quindi faccio un taglio a destra, un taglio a sinistra, poi premo il pulsante B, vado a selezionare la parte che non mi interessa, C, la cancello e voilà, il gioco è fatto, riunisco nuovamente tutte le clip con le parti che mi interessano. E devo dire che le scocciatoie da tastiera, lo dico ancora una volta, mi spiace dirlo, funzionano molto bene rispetto a software precedenti che io ho utilizzato. Poi abbiamo una parte destra che è organizzata in base a ciò che stiamo utilizzando, in base a ciò che stiamo editando in quel momento. Per esempio, se io sto editando la parte audio, quasi in automatico, dico quasi perché se andremo a selezionare il file video, lui automaticamente andrà la parte laterale destra dove sono presenti tutti gli effetti di color correction, da quelli preimpostati a quelli manuali, e credetemi, di preimpostati ce ne sono veramente tanti, quindi manuale potete andare a migliorare la luce, colore, tonalità, quant'altro, ma voi potete selezionare anche quelli preinstallati direttamente da Premiere. La stessa cosa funziona anche per l'audio, quindi devo dire una cosa semi automatizzata, che se vado a premere sull'audio, automaticamente sempre sulla parte destra mi apre quella parte audio interessata dove io posso andare ad aggiungere degli effetti audio, la musica, andare a modificare l'ambiente audio, oppure andare a preimpostare degli effetti già preinstallati da Premiere. Quindi ragazzi, devo dire che Premiere è organizzato molto bene, molto funzionale, almeno per me, non so per voi, per chi lo utilizza, ma almeno per me, lo utilizzo sia sul portatile e sia sulla mia postazione, mi trovo veramente molto molto bene. Ma poi la vera funzionalità di questo Premiere, che io ne faccio veramente uso, anzi la prima funzione che utilizzo quando inizio ad editare un mio video, sapete che io, quando ho imparato a registrare l'audio separato dal video, questa funzione mi torna molto utile. Togliendo DaVinci Resolve, che forse di recente l'avrà anche inserita, non mi ricordo, me l'ha detto un collega di lavoro, Premiere, basta selezionare traccia audio e traccia video, pulsante destra, sincronizza, clicco su ok e voilà. Dopo qualche secondo avete sincronizzato audio e video registrati separatamente senza alcun tipo di problema e senza alcun tipo di sfasamento audio o video, quindi sincronizzato alla perfezione. A quel punto siete pronti a separare traccia video audio principale e rimanere solo quello registrato a parte. Insomma ragazzi, questa funzione è quella lì che io utilizzo per prima quando inizio a editare un mio video. Quindi ragazzi, beh, che dirvi, non posso farne più a meno di Premiere, a meno che non esca un altro software migliore di lui, ma ce ne vorrà a farmi cambiare idea, perché sinceramente con Premiere a me la funzione, a parte quelle lì semi automatizzate quando si seleziona la parte audio, parte video, a me principalmente interessava sincronizzare audio video con un click rispetto agli altri software che io lo andavo a fare manualmente, ed era un lavoro che mi allungava di molto la fase di editing di ogni mio video. Con questo invece no, quindi sincronizzo, vado avanti, tagliuzzo, modifico, inserisco effetti. Quindi ragazzi, beh, io mi sto trovando veramente molto molto bene. Se volete scaricarlo, se volete utilizzarlo, qua in basso in descrizione vi lascio il link al sito ufficiale dove potete scaricarlo, e nel caso voi vi trovate bene potete sottoscrivere ad un abbonamento mensile o annuale, adesso non mi ricordo, ma mi pare di sì, e scegliere di utilizzarlo per sempre praticamente. Se vi piace potete continuare a utilizzarlo e sottoscrivere a uno di questi abbonamenti. Allora ragazzi, vi ho raccontato il mio percorso, i vari software di video editing che ho utilizzato da quando ho aperto il canale. Adesso voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi editate con Premiere oppure editate con altri tipi di software. Insomma, ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, come sempre, non vi dimenticate, mi aiutate molto, lo dico sempre e lo dirò fino a quando esisterà il canale. Lasciate tutti i vostri pollicioni in su dopo l'iscrizione, e se ancora non l'avete fatto, ecco qua, iscrivetevi al canale, perché mi aiutate veramente molto.
A voi non costa nulla, a me mi aiutate. Dopo l'iscrizione attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video di uscita, ma soprattutto condividete questi video con i vostri amici. E lo sapete, tutte le informazioni prima di arrivare qui al canale YouTube, magari qualche spoiler, qualche informazione di servizio, qualche prossimo video, insomma, passano prima da Instagram e poi arrivano qui al canale YouTube. Diciamo che Instagram lo utilizzo un po' per spoilerare i miei video. Ecco, quasi divento dislessico, anzi, a meno che non lo sia già diventato, non lo so, ma va bene. Al di là di questo particolare, ragazzi, noi ci vediamo sempre qui, forse domenica prossima, non lo so, ma in altri casi ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube con un nuovo video. Ciao!